esercizi e consigli utili. Aggiungi il video ai preferiti, ti guiderà quando ti alleni. Prossimo esercizio, stretching cervicale. Via! Fai attenzione a curvare solamente il collo. La schiena deve rimanere perfettamente dritta durante tutto l'esercizio. Non sollevare le spalle, è importante che restino sempre basse e rilassate. Via! Fai attenzione a mantenere la schiena dritta e ferma. Effettua il movimento solamente con il capo. Non sforzare le spalle, mantienile sempre basse e rilassate. Prossimo esercizio, stretching cervicale. Via! Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Prossimo esercizio. Distensioni sopra la testa. Via! Non piegare il collo. Per aiutarti, porta il mento indietro. Non inarcare la schiena, tieni l'addome ben contratto per riuscirci. Prossimo esercizio, allungamento lombare. Via! Muovi esclusivamente il bacino. Ginocchia e spalle devono rimanere sulla stessa linea. Stop! Prossimo esercizio. Mezzo squat con pugno laterale. Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Quando scendi, non portare le ginocchia più avanti della punta dei piedi. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Devono sempre essere in asse con le punte dei piedi. Non piegare o inarcare la schiena. Mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale ed evitare traumi. Stop! Prossimo esercizio. Squat più sollevamento punte. 3, 2, 1, via!
Se non ce la fai, piega meno le gambe. Quando scendi, non superare mai le punte dei piedi con le ginocchia per evitare problemi alle articolazioni. Non inarcare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni addominali e glutei sempre ben contratti. Non ruotare le gambe verso l'interno o l'esterno. Le ginocchia devono essere in asse con i piedi. Stop. Prossimo esercizio. Squat più passo laterale. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, piega meno le gambe ed effettua passi più piccoli. Non piegare la schiena, mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno, devono sempre essere in asse con le punte dei piedi. Fai molta attenzione a non superare la punta dei piedi con il ginocchio per evitare problemi alle articolazioni. Stop! Prossimo esercizio. Sumo squat con tocco del pavimento. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. Non piegare o inarcare la schiena. Mantienila sempre ben dritta per evitare problemi. Tieni gli addominali ben contratti durante tutto l'esercizio. Stop! Prossimo esercizio. Sumo squat pulsato ad una gamba. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, esegui uno squat semplice. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. Non piegare o inarcare la schiena. Mantienila sempre ben dritta per evitare problemi. 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Tieni gli addominali ben contratti durante tutto l'esercizio. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Tienile sempre in asse con i piedi. Non superare mai la punta del piede con il ginocchio per non danneggiare le articolazioni. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Slanci posteriori posizione a triangolo. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, esegui gli slanci mentre sei carponi. Fai attenzione a non inarcare la schiena durante l'esercizio. Non piegare o sollevare la testa, tienila sempre in linea con il busto. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non forzare la spinta verso l'alto, fermati quando raggiungi il limite. Non piegare la gamba, tienila sempre ben distesa. Esegui l'esercizio lentamente per massimizzare l'efficacia. Stop!
3, 2, 1, via! Prossimo esercizio. Camminata sulle mani più ginocchiata. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, effettua solo la camminata sulle mani. Non sollevare la testa, tieni lo sguardo rivolto al pavimento. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non inarcare la schiena, mantieni la parallela al pavimento. Per farlo, tieni sempre l'addome contratto. Stop. Prossimo esercizio. Piegamenti tricipiti più calcio. Via. Se non ce la fai, poggia il sedere a terra quando scendi. Mantieni l'addome ben contratto per non gravare sulla colonna vertebrale. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non ruotare i gomiti durante la discesa per non gravare sulle articolazioni. Non ruotare eccessivamente il bacino. Concentra lo sforzo nella distensione delle braccia. Stop. Prossimo esercizio. Flessioni con rotazione. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, poggia le ginocchia al pavimento quando esegui la flessione. Non inarcare o piegare la schiena durante l'esercizio. Per riuscirci, mantieni l'addome ben contratto.
Fai attenzione a non ruotare solamente il busto, spalle e bacino si muovono contemporaneamente ed il braccio è ben disteso quando sale. Stop! Prossimo esercizio, posturale per spalle addotte e zona lombare. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, tieni le gambe poggiate al pavimento. Non forzare la spinta dei gomiti per non causare problemi alle spalle. Fai attenzione a non inarcare eccessivamente la schiena. Non sollevare la testa, tieni la linea con spalle e schiena e fissa un punto sul pavimento. Stop! Prossimo esercizio, plank bassa. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, puoi poggiare le ginocchia al pavimento. Fai attenzione a non sollevare il sedere, schiena e glutei devono rimanere sempre in linea. Fai attenzione a non piegare il collo, la testa deve rimanere sempre in linea con la schiena. Per riuscirci, fissa un punto sul pavimento. Fai attenzione a non flettere i piedi, i talloni devono sempre essere rivolti verso il soffitto. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, side plank. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, piega la gamba a 90 gradi e poggia a terra piede e ginocchio. Non abbassare o sollevare il bacino, testa, spalle, fianchi e piedi seguono una linea immaginaria. Per riuscirci, contrai gli addominali. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non guardare il pavimento, fissa un punto avanti a te. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio, roll up. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, tieni le braccia distese lungo il corpo e le mani a terra. Non darti lo slancio con le braccia mentre sali. Non piegare il collo in avanti per aiutare la spinta. Per riuscirci, guarda un punto fisso sul soffitto durante il movimento. Non sollevare i piedi durante l'esercizio.
prossimo esercizio, The 100. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, puoi tenere le gambe flesse a 90 gradi. Mantieni sempre le gambe tese e la zona lombare aderente al pavimento. Per riuscirci, tieni i muscoli dell'addome ben contratti durante tutto l'esercizio. Per non sforzare il collo, mantieni lo sguardo verso il tuo ombelico. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, rolling like a bull. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, aiutati con le braccia portandole avanti quando risali. Fai attenzione a non poggiare mai i talloni a terra durante l'esercizio. Cerca di non dare troppa spinta con le gambe quando risali, così massimizzerai l'efficacia. Stop! Prossimo esercizio, windmill. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, tieni le gambe piegate. Fai attenzione a non sollevare le spalle quando ruoti il bacino. Tieni gli addominali ben contratti per non gravare sulla colonna vertebrale. Stop! Prossimo esercizio. Incrocio gambe supini. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, mantieni le gambe a 90 gradi e non incrociare i piedi. Controlla la caduta delle gambe per non causare problemi agli adduttori. Non sforzare il collo, tieni la testa sempre poggiata al pavimento. Mantieni l'addome contratto per non gravare sulla colonna vertebrale. Stop! Prossimo esercizio. Rotazione delle gambe supini. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non effettuare dei cerchi, ma apri e chiudi le gambe incrociandole.
effettua il movimento lentamente per non causare problemi agli adduttori. Non sforzare il collo, tieni la testa sempre poggiata al pavimento. Mantieni l'addome contratto per non gravare sulla colonna vertebrale. Fai attenzione a non piegare le gambe, tienile sempre ben distese. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio, rotazioni gamba su fianco. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, effettua dei sollevamenti invece di ruotare la gamba. Fai attenzione a non piegare il busto, la schiena deve essere in linea con spalle e fianchi. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare la testa, aiutati guardando un punto avanti a te. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, rotazioni gamba su fianco. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, esegui degli slanci laterali sul fianco, gamba tesa. Non tenere dritta la gamba d'appoggio, piegala per avere maggiore stabilità. Non distendere il piede, mantienilo sempre a martello. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non muovere la schiena, per stabilizzarti poggia la mano davanti al busto. Non piegare la testa, guarda un punto fisso avanti a te. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Ponte con sollevamento gamba. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, esegui dei sollevamenti del bacino. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via!
Fai attenzione a non abbassare il bacino quando sollevi la gamba. Stop! Prossimo esercizio. Sollevamento del bacino con una gamba appoggiata. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, poggia entrambi i piedi al pavimento. Non poggiare mai il sedere a terra in fase di discesa, così manterrai la contrazione costante. Fai attenzione a non sollevare le scapole dal pavimento durante l'esercizio. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Mantieni sempre addominali e glutei ben contratti. Il piede deve essere sempre ben saldo al pavimento. Stop! Prossimo esercizio. Allungamento lombare. Via! Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Stretching braccia e pettorali. Via. Non forzare la spinta verso l'alto. Fermati quando senti di essere al limite. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Stretching bicipiti femorali. Via. Non piegare la gamba. Per raggiungere il massimo allungamento occorre che sia sempre ben distesa. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Cinque, quattro, tre, due, uno, stop.